Marco Nappi, inizia ora Ischia Nocerina, Giacomaro che controlla e scarica da Filippo Florio, l'Ischia riempie l'area con il cross per Patalano che però va alto, traiettoria col destro ad uscire, arrivano i saltatori giallo-blu, tutti la Nocerina a difendere, Chiariello lo mette al centro, il pallone allontanato, Giacomarro per un attimo pensa al traversone, lo effettua ora e la risposta da parte di Venturini. Anche un attaccante dell'Ischia lì in agguato, ancora un corner per la formazione giallo-blu che adesso sta premendo. La battuta ancora per Giacomarro. Tiene Maiocca su Quirino solo per un attimo perché poi subentra Filippo Florio, l'area si riempie, il cross per Talamo Baldassi, c'è una deviazione, c'è calcio d'angolo. Traversone con una deviazione, alla fine lo scarico arretrato per Guida che crossa, vivace, c'era comunque fuori gioco. E poi anche il gol al 90esimo quasi per il pareggio contro la Romana, Quirino prova il mancino, vorrebbero un fallo di mano i giocatori dell'Ischia, della Nocerina con Liurni che vuole il cambio passo su Passore, si allunga troppo il pallone, Liurni che poi va sul mancino, Liurni una finta, Liurni ancora Liurni per il vantaggio della Nocerina, osserva i suoi saltatori, poi crossa nel cuore dell'area, il pallone allontanato, Baldassi controlla, calcio, deviazione di Valerio La Joya Baldassi che incomincia ora, è ricominciata Ischia Nocerina con il pallone a cercare Florio, c'è la chiusura, poi il pallone verso Quirino che vuole il destro, il 10 dell'Ischia che chiama lo schema, traiettoria sul primo palo prolungato, il pallone spoglia da Talamo in rovesciata ed è subito al 10 che controlla, poi cerca il traversone su Florio che fa la torre per Quirino e l'area, il pallone resta lì, colpo di testa, tentativo di rovesciata, contatto, tutti a chiedere un calcio di rigore che però non arriva, riferimento centrale, Cardella prova a superare Montuori, poi il traversone per Parravicini che però va sul palo, corre Talamo che poi allarga da Baldassi che può puntare, corre Baldassi, Talamo prende posizione al centro, Baldassi avanza, messo giù, non c'è calcio di rigore. Comunque l'apertura per Garofalo nel duello tra capitani con Florio, il pallone esce ma arriva uno, arriva due e arriva tre, il direttore di gara dice che può passare così, finisce 1-1 tra Ischia Calcio e Nocerina.